nuovissimo video. In questo video vi volevo mostrare i prodotti che utilizzo per la cura dei miei capelli, quindi phon, spazzole, piastre, arricciacapelli e i prodotti che utilizzo dopo lo shampoo, perché di shampoo vario continuamente tipologia. Quindi non ve li mostro, ma vi mostro in questo video i prodotti fidati che utilizzo sempre, che compro e ricompro. Dicevo, prima che mi perdo in chiacchiere come sempre, gli shampoo non me li faccio vedere perché sono sempre alla ricerca dello shampoo perfetto, dello shampoo proprio che mi colli e che comprerò poi per sempre. Quindi niente, cominciamo subito il video. Pesco, perché ho la mia cassettiera qua giù in basso, pesco random quel che viene su. Allora, come primo prodotto io utilizzo la lacca, raramente, poche volte, ma quando la utilizzo che sono a casa, così uso questa qui senza gas volumizzante dell'Active Ecologic, questa qui, e ha un odore anche molto buono, mi piace tantissimo come lacca. Quindi sono prodotti che utilizzo io a casa quotidianamente, non dal parrucchiere, io lo dico così, ma forse ti sarà capito. Poi, allora, random, mi è capitato fuori questo campioncino di Mulac Cosmetics, la Layer Lab Will Berry Tan, l'olio siero per capelli che io amo alla follia. Infatti penso che per Natale mi prenderò la boccettina quella, insomma, normale, senza campioncino. Poi come piastra che mi è venuta su, io ho questa qui della iExtra Gamma Più, e era tipo di mia mamma e poi me la sono fregata io, però comunque è tanto, sarà tipo una più di 10 anni sicuramente che ce l'ho, però ancora funziona, quindi utilizzo lei. Poi, per quanto riguarda spazzole, la prima che mi capita alla mano è questa qui di Wycon Cosmetics, la, diciamo, quella che assomiglia alla Tangle Kiss, e io invece è più economica, costa 4,90 euro da Wycon, me la sono presa verde perché mi piaceva, e quindi una delle spazzole che uso è quella. Poi ho aperto due magnifici, perché uno me lo sono portato in vacanza e uno invece l'avevo lasciato a casa. E ormai, come sapete, nei video dei prodotti preferiti, nei video dei prodotti finiti, è un prodotto che io amo, quindi non mi starei a prolungare più di tanto su di lui, perché tanto ormai lo conoscete. Poi, come altra spazzola, ho questa qui, che non vi so dire la marca, ma vi so dire che è nel colore nero, che c'è scritto qui, e mi piace, cioè è una spazzola normale. Poi ho la schiuma, e questa qui è una mousse style volumizzante della Libix, e uso poche volte perché quando sono a casa preferisco farmi i capelli lisci da sola. Magari qualche volta quando vado dal parrucchiere, tipo come oggi, mi faccio boccoli o capelli ricci, ma il più delle volte preferisco farmi i capelli lisci perché sono più gestibili. Poi ho la crema ricci e ricci, che come ho detto di questa, cioè prima utilizzavo tanto, ma adesso ho smesso un po' di utilizzarla. Anche un ottimo profumo, questa è della linea 10+ Hair Care. Praticamente questi qua io l'ho presi dal parrucchiere, come tutte le altre cose, tranne che per l'olio dei capelli di Mulac. Però mi ci sono trovata bene, insomma, con questa crema. Poi della stessa linea ho anche la crema lisciante che si chiama Relish. Anche questa, cioè, non ha un odore che mi piace tanto. Potevano migliorare forse più l'odore. Comunque questa è già la seconda confezione che io utilizzo, e penso che
appena arriverò a metà lo andrò a ricomprare perché mi ci trovo veramente molto bene con la crema lisciante e insomma è quella. Poi ho della linea Phytorelax l'olio di argan, l'olio trattante per capelli fibrati, opachi e colorati, che come vedete sono arrivata a poco meno di metà. Come vedete, ma non è mia consuetudine, diciamo, mettermi l'olio per capelli, però quando me lo ricordo lo metto, e questa è una profumazione davvero mitica. Poi ho questo qua che si chiama Hashtag Sublime ed è un idratante con filtro UV, ha un profumo buonissimo, buono buono buono, forse è più buono tra tutti gli altri prodotti sempre della linea 10+, però l'odore è molto buono come dicevo, ma non mi ci trovo molto bene per, cioè non è molto buono per i miei tipi di capelli, insomma, quindi l'ho utilizzato poco. Poi come altra piastra ho questa qui sempre della linea Gamma Più per fare i boccoli, che uso di rado, però le poche volte che la uso mi ci sono trovata bene, a parte quando mi brucio le dita, però bruciature di dita a parte è veramente buona come boccolo, diciamo. Poi un altro olio, questa qui della linea Cape Rock, che ho preso in un centro commerciale dove c'era un negozio per parrucchieri, e anche questo ha un odore molto buono, però come vedete anche questo ho utilizzato molto poco perché io e gli oli non andiamo molto d'accordo. E poi come ultimo prodotto che ho per la cura dei capelli, diciamo, è il Fon, che è stato, diciamo, la scoperta del periodo, è di GHD. Penso che in futuro prenderò altre cose di GHD, penso di prendere anche la piastra normale di GHD e prendere in un futuro poi anche il Fon grande di GHD, perché di questo si tratta di un Fon da viaggio, però che io utilizzo cioè tutte le volte che mi lavo i capelli utilizzo lui, perché me li rende veramente molto morbidi pur essendo un Fon, e mi ci trovo molto 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 bene. Io ho nella colorazione viola, come vedete, e si apre così e si chiude così. Essendo anche piccolo è molto potente, quindi cioè io vi consiglio di andare a provare la linea GHD e di prendervi almeno quando ci sono le offerte i prodotti GHD, perché sono veramente molto validi. E niente ragazzi, questo qui è il video dei prodotti che utilizzo per la cura dei capelli, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo presto con nuovi video perché ho in mente tantissimi video da girare, quindi spero di riuscire veramente a girarli e a caricare il prima possibile tutti i video che ho in mente, perché sono davvero molto contenta dei video che voglio girare. Infatti mi sono scritta la scaletta sul telefono dei video, perché cioè io sono contentissima. E niente ragazzi, ci vediamo presto.